Ragazzi, piccola premessa, questo diciamo non è un genere di video che ho mai portato sul canale, può piacere e non piacere, però ritenevo giusto portarlo perché secondo me è un video divertente, è un torneo di San Michele, questi sono i quarti di finale, chi vince passa ovviamente in semifinale. E mi raccomando, se volete il prossimo episodio, volete altri generi di video così, questo video deve raggiungere 50 like. Mi raccomando, quindi spolliciate e buona visione. Buonasera a tutti, collegamento da San Michele di Foggia. Siete in ritardo? C'era Italia-Spagna 3-1. Siamo qui, iniziata un po' in ritardo. Ha appena segnato la squadra alla Longobarda con la maglia nera di Lino Banfi in panchina. Sta mangiando un panino. Comunque, 1-0 Longobarda. Adesso prova la squadra arancione. Un lancio lungo adesso, il numero 2, gestisce palla, attenzione, colui che è portato direttamente la tuta. Nuovo lancio qui, profondità, non trova nessuno. E rimessa laterale, il professore incaricherà lui della battuta, dopo aver rimandato un ragazzo stamattina. Sbaglia il passaggio. Appena entrato in campo Matteo, nella scorsa partita lo ricordiamo, ha finito la partita sfiorando un gol incredibile, poi mangiato avanti alla porta. Quella partita nello stadio Miramare di Manfredonia aveva il 18, oggi ha scelto l'11. Partita ancora sull'1-0 della Longobarda, attenzione il professore addirittura, il professore ci crede. Il professore dà fastidio. Comunque attenzione qui, bellissimo, forse calcio di rigore. Forse calcio di rigore, vediamo cosa decide l'arbitro. Sembra un po' indeciso, forse chiede la tecnologia come a Confederations Cup. Vediamo. Credo non ci sia nulla, nessun contatto. Credo abbia dato calcio d'angolo, sì, infatti. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. 7. No, dice di no. Non c'è. Non esiste proprio, Futuro da arbitro, ci dicono dalla regia. Ma quando è partito? Cioè, manco quando è. Ah, giusto, è giusto. Quando l'ha preso. Manco quando l'ha preso. Andiamo a chiedere cosa ne pensa. Numero 7, cosa ne pensa? Non c'era? No, assolutamente non c'era. Siamo anche noi in linea qui con noi. Ecco, questa è l'idea. Non la pensano così i panchinari. Non disaccordo con l'arbitro. Matteo vuole rimediare alla scorsa partita. Persa 7-0, tra l'altro. Ricordiamo una clamorosa goleada. Mentalmente i giocatori sono anche distrutti. Tipo il prof no però. Il prof non ha giocato, ricordiamo, non era nella lista. Non era nella lista, è rimasto deluso. Però convinto che abbia risparmiato le proprie forze per oggi. E infatti lo stiamo vedendo, grandissima forma il prof. Comunque qui vediamo il prof. Cioè, uno stile veramente da Fabio Cannavaro. Nemmeno Fabio Cannavaro fa invidia, veramente. E siamo tornati qui a Rai Sport. Ci siamo persi un gol un'altra volta. Purtroppo oggi la linea è quello che è. I server sono un po', diciamo, spenti. E siamo sul 2-0 per la Longobarda. Adesso c'è un calcio di punizione, si può andare sul 3-0 addirittura. La squadra oggi sembra veramente esserci. Adesso vedremo questa punizione, vediamo. Di poco alto sulla traversa. Il portiere sembrava battuto. Adesso pelato. Numero 10 pelato. Capitano per la squadra c'è Armando Fiore. Ah no, no, è il professore, scusate. Mi confondo un po' oggi, vista la capigliatura che non c'è. Comunque, è un'altra rimessa dunque. La squadra Longobarda, sembra in forma, qui bellissimo. Un'azione stupenda. Può portare al gol. Non ci credo, non ci credo. Quello che abbiamo visto. Un solista totale. C'erano due persone, poteva servire. Dice no, ha preferito la via della porta e ha sbagliato. Brutta scelta. Un po' pagliaccione qui. Battuta corta.
Devono rischiare però, non devono rischiare. Ma c'è lo zio, vabbè. Subisce anche un falletto. Lui non ha sentito niente. Non ha sentito niente, assolutamente. Se ne incaricherà, scusate il gioco di parole. Ancora lui. Adesso qui c'ha bello spazio, numero 9. Adesso il numero 3 che fa una sovrapposizione spettacolare. Adesso senza numero la passa al numero 3. Qui forse poteva fare qualcosa di più. Sicuramente. Qui attenzione, qui c'è Armando. Tiene, vabbè, fa su al portiere. Splendidamente. Adesso sta sclerando Kim, dice la regia. Ciuffreda. Sclera. Sta citando il calendario, tutti i santi. Adesso chiede l'acqua il numero 10 della squadra arancione. Sportività in campo. Bella sportività, sono bei gesti, fanno bene al calcio. L'avversario dà una bottiglietta d'acqua, sarà avvelenata, chi lo sa? Lo scopriremo tra poco, potrebbe avere un malore. Poi vedremo tutto nel post partita. Adesso Archimede prende indicazioni dal compagno panchinaro, che dalla faccia sembra voler entrare, ma chissà se un giorno entrerà. La speranza è quella che è. Adesso eccolo qui, lo zio. Un lancio lungo, trovare Archimede. Archimede però sembra leggere un libro, sembra fare i passi di filosofia. Adesso qui forse un fallo di mano e l'arbitro lo fischia e si arrabbia fortissimo quel difensore di perché potrebbero volare mazzate. L'arbitro rischia la vita, lo fa solo per la schedina. Più importante è la schedina. Qui abbiamo il panchinaro che si sciacqua. Vediamo, vuole entrare. Questa è una birra fresca. Una birra fresca, ha detto. Numero 16, panchinaro destro. Se incaricherà la battuta il numero, sì, e poi stoppiamo il servizio Rai. L'arbitro qui un po' trema un po'. Le gambe iniziano a tremare, paura che a fine partita qualcosa succeda. Qualche colpo di pistola. Potrebbe. Qualche pizza in porto. Chi lo sa, magari un Kalashnikov. Comunque vedremo se cercherà la porta o un cross in mezzo. Trova la porta. Sembrava abbassarsi all'improvviso, ma comunque. Questo è adesso studio sport, mini spot acqualite. Persi per un attimo un'azione formidabile del giocatore senza numero di maglia. Ed è punizione, ci sono state anche polemiche, il portiere si è arrabbiato molto. Comunque sarà una punizione molto invitante da buona posizione. Qui c'è ancora il nostro amico che aspetta il suo turno con insistenza. E aspetta anche la birra. Vediamo il gol, ma facciamo, ma sì, facciamo questo gol 3-0 magari, vediamo. Alto anche questo ed entra finalmente, incredibile. Qui ci vorrebbe la musica del gladiatore, forse da prendere la birra, però forse non è in campo, forse aspetta il fattorino. Comunque Aspettando il fattorino. Vediamo. Non è entrato in campo, si muove da lì. Archimede passeggia. Ottima prova anche la sua. Tutti bravi oggi. Visto l'andamento della scorsa partita, ricordiamo 7-0. Andiamo lì a precisare. Attenzione, ricordo il vantaggio, attenzione, perché panchinaro potrebbe segnare addirittura. E c'è una grandissima velocità, è freschissimo. La birra gli fa effetto. E poi fa un passaggio splendido. Ancora la birra. Perché ha fischiato? Cos'è? Quindi se la partita dovesse finire 2-0, l'arbitro ci porta a casa un bel 150 euro. Guadagno di 140 euro visto la puntata a 10 euro. Sì, adesso squadra arancione. L'arbitro spera non segnino. E c'è il gol. Nessun fuorigioco, l'arbitro perde la schedina, può stracciare, ecco, la sta stracciando proprio ora, vediamo. La sta stracciando, scrive non presa anche sulla schedina e la butta nel cassonetto. Lo straccia. La stracciata, dopo la butterà nel cassonetto negli spogliatoi. Da buon cittadino italiano. E comunque adesso il vantaggio si riduce 2-1
In caso di pareggio, Daniele, come funziona? Supplementari? Calci di rigore? Sì, sicuramente, perché c'è l'eliminazione diretta. Sì, sì. Qui bellissimo il capitano numero 10. Diciamo, una partita un po' particolare. Grandissimo carisma. E poi la sciavolata! Sciavolata tesa, incredibile! Ecco, c'è anche Sandro qui, che volta Sandro fa qualche citazione. Un bivio. E sì, il numero 16 con la birra! Numero 16! E c'è la rete! La rete! Rete! Incredibile! Matteo fa un sorrisetto, voleva segnare lui! Voleva segnare Matteo! Però è felice! È felice! Trova anche il compagno, numero 10, ci deve credere! Numero 10! Bellissimo! Per il 16! Altruista qui! Pallonetto morbido! Palo! Un po' buffo. Ok ragazzi, la partita è finita 4-1, quindi la Longobarda passa in semifinale. Purtroppo la qualità era quello che era, giusto un video così divertente. Poi i ragazzi della squadra hanno detto pubblicalo su YouTube. E dunque l'ho pubblicato. Comunque ragazzi, se volete la semifinale lasciate 50 like e la porterò sul canale. Raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!